Oggi in aula abbiamo votato un decreto PNRR, un decreto che però non risolve quelli che sono i problemi che si stanno verificando nell'attuazione dei progetti, e questo governo, anziché impegnarsi su come aiutare gli enti locali, come rafforzare le amministrazioni per realizzare i progetti, è impegnato a litigare sulle nomine e fa confusione tra forze politiche di maggioranza che vogliono usare le risorse e forze politiche di maggioranza che invece addirittura ritengono che queste risorse siano troppe. Noi come Movimento 5 Stelle, come al solito, siamo disposti a dare una mano e combatteremo perché questa occasione unica, storica per il nostro paese, non venga sprecata.